La partita che mi aspettavo, la classica partita post Champions, e qui ragazzi non c'è Sario Allegri che tenga, qui è la Juve, questo fa parte un po' del suo DNA, ma anche altre squadre si comportano così, insomma dopo un grande dispendio di energie fisiche e mentali ci sono queste partite da relax, involontario se vogliamo, anche inconscio, ma poi ben evidente sul campo. Minimo sindacale perché l'avversario era il Verona, probabilmente se l'avversario non fosse stato il Verona sarebbe successo qualcosa o poteva succedere qualcosa di più importante magari nell'area di Buffon, che si è ottimamente comportato dopo il suo nuovo esordio con la maglia della Juve proprio contro il Verona, la squadra con cui aveva lasciato il 19 maggio del 2018. Partita bruttina, anche se diciamo così le differenze magari si sono viste in alcune trame di gioco, soprattutto in uscita dal pressing del Verona, pressing che io mi aspettavo tranquillamente, soprattutto nella parte finale. E questo vantaggio del Verona ha maturato in maniera incredibile, palo, traversa e poi questo gol di Veloso pazzesco, veramente micidiale lì, assolutamente Buffon non poteva farci nulla, c'è stata una reazione della squadra perché tecnicamente insomma le differenze erano anche evidenti, è arrivato questo pareggio di Ramsey su un tiro deviato, ma ormai è gol di Ramsey da tempo, insomma avrebbe dato a Ramsey, non sarebbe certamente autorete un tiro così, ha premiato diciamo l'esordio di Ramsey dal primo minuto, un esordio tutto sommato positivo, e poi c'è stato questo rigore trasformato da Ronaldo che rispetto alla partita di mercoledì insomma ha giocato un po' al diciamo 40-50%, un po' come anche altri giocatori. Se devo dire chi mi è piaciuto così a caldo questa sera, Matuidi ha corso praticamente come a Madrid, si è dato da fare come a Madrid, per un'oretta mi è piaciuto anche Cuadrado che ha ritrovato una buona forma fisica, globalmente una Juve che ha corso e si è mossa in maniera molto più lenta e quindi molto più prevedibile rispetto a qualche giorno fa, ma ripeto, era tutto nei programmi, tutto secondo programma, secondo il mio modestissimo parere, così come ci stava la sofferenza finale, nella quale è stato determinante ancora Buffon con una grandissima parata, e quindi devo dire che è stata una partita sostanzialmente andata secondo copione. Ripeto, le uniche differenze forse con il passato, nelle quali la Juventus soffriva in queste gare, è stata la maniera forse un pochino più ordinata nell'uscire dal pressing del Verona. Però sostanzialmente diciamo che da parte della gente juventina c'è stato più o meno lo stesso grado, anzi togliamo il più o meno, c'è stato lo stesso grado di sofferenza visto in tante altre occasioni, nelle occasioni in cui normalmente la Juve viene da una partita di Champions contro un grande avversario e si trova a dover affrontare un avversario sulla carta molto più che abbordabile, anche se ormai bisognerebbe tener conto del fatto che tutte le squadre sanno giocare a pallone, hanno una maniera ordinata di impostare l'azione, sanno sfruttare le velleità e soprattutto le qualità dei singoli, quindi anche il Verona questa sera non mi ha sorpreso che abbia giocato così bene, certamente è stato agevolato dal fatto che la Juventus non era grintosa come è stata per esempio a Madrid, si è visto il Verona arrivare molto più spesso, soprattutto nel secondo tempo, prima sul pallone rispetto alla Juve, e questo fa la differenza. Voi mi insegnate che naturalmente la velocità di esecuzione, la velocità di passaggio, la lucidità di pensiero e quindi la velocità di pensiero fanno la differenza. E la differenza nel finale della partita, gli ultimi 20-25 minuti, l'ha fatta in favore del Verona, che poi tecnicamente è inferiore alla Juve, in porta ha trovato un Buffon che ha rispolverato le sue parate, che poi in realtà non si tratta di rispolverare perché comunque ha sempre giocato e ha fatto il Gigi Buffon, ed ecco spiegato questo risultato che negli ultimi minuti il Verona ha provato a mettere in discussione. Sono quelle vittorie che comunque fanno peso in classifica, perché quando vinci anche giocando in maniera meno convincente rispetto a tre giorni fa, ripeto, non sto commentando una brutta prestazione della Juve, sto dicendo che è stata una prestazione inferiore a quella di Madrid, come era lecito aspettarsi. Però quando si vincono queste partite, quando una squadra vince anche queste partite, va bene, insomma, vuol dire che
dimostra comunque di essere superiore all'avversario, dimostra di essere la Juve sostanzialmente, e quindi si porta a casa questi tre punti. Naturalmente io vi do appuntamento all'approfondimento di domani, qualcosa ovviamente ho già accennato, ma naturalmente facciamo passare un po' di ore giusto per riflettere un po' meglio su questa partita, sentire anche le voci dei protagonisti. Vi ringrazio perché siete sempre tantissimi, e lo dico sempre, ma è così, la sentenza di campo di questa sera ha detto Juventus 2, Verona 1, 3 punti per i bianconeri. È tutto, alla prossima. Ah, naturalmente ho raccolto un bel po' di immagini che vi mostrerò nel prossimo video. A domani, ciao!